Siamo con Mario Merelli che è appena tornato dalla sua ottava vetta himalayana, 88.000. Lhotse, com'è andata? Bene, come avete già saputo dalla stampa o da internet o così, è stata una battaglia dura, le condizioni del Lhotse, la quarta montagna più alta della Terra, 8.516 metri. Erano difficili perché è stato un inverno secco, per cui la primavera, dove si pensa che il canale sia pieno di ghiaccio, sia pieno di neve, invece era povero di ghiaccio e di neve, per cui scaricava molto, molte pietre, e poi un freddo, forse l'ha fatta da padrone in questa primavera himalayana, non solo a Lhotse, ma all'Everest, al Makalu, all'Annapurna, ci sono stati tanti congelamenti. Se devo dire due cose sul Lhotse, Messner l'ha salito per ultimo, lasciato ultimo con il suo 8.000. Noi l'abbiamo già messo in tasca, per cui va bene così. Con te c'era anche Marco Zaffaroni, che però non ce l'ha fatta. Sì, a circa 8.250 metri, 8.003, l'ho visto girare i tacchi, come si dice in gergo. Io ero un po' più avanti di lui, ho detto qui torna giù perché fa freddo, perché non ce la fa più. Poi quando sono sceso dalla cima pensando di trovarlo a campo 4 che mi facesse un po' di acqua e così, invece non c'era. Sono arrivato a campo 3, non c'era. Lì mi sono fatto un po' di acqua e mi sono addormentato quasi sfinito, e poi l'ho rincontrato a campo 2 il giorno dopo. Oltre ad aver avuto problemi seri di congelamenti, ha avuto anche proprio un po' di problemi legati alla mancanza dell'ossigeno, per cui credo che sia andato in un principio di edema, perché c'è stato un momento, queste le sue parole, che non sapeva più neanche lui dove era, su che montagna era. È stato fortunato e bravo, perché comunque si è concentrato nel scendere e abbassarsi di quota. Lì poi c'erano gli amici della spedizione Everest, Silvio Mondinelli, il Marco Confortola e il Michelino, e gli hanno dato un po' di aiuto. Gli hanno chiesto ma il Mario dov'è? Non lo so dov'è il Mario, non so se è andato in su, se è venuto in giù, e lì ci sono stati quel giorno e mezzo lì che si è ritornati un po' uno spirito, un alpinismo dei vecchi tempi, dove non c'erano i satellitari e dove il Silvio Bondinelli ha detto no, ma non preoccupiamoci, perché il Mario la porta a casa la pelle. E quando poi mi hanno visto comparire nella nebbia e nella neve, il giorno dopo c'è stata festa e siamo ritornati al campo base. Purtroppo lì la battaglia invece per lo Zaffa era solo che all'inizio, perché poi è venuto a tornare giù dal base, lui sul cavallo, io a piedi, fino all'altro giorno era stato ricoverato in ospedale per curare questi congelamenti, che speriamo, non è ancora finita, ma speriamo si concluda tutto bene. Insomma, io ti seguo da tutti gli 8.000 che hai fatto e vedo che ogni volta è sempre duro. Oddio, ci sono stati anche dei momenti peggiori di questo, tutto sommato siete arrivati a casa e tutto bene. Comunque è faticosa questa avventura, chiamiamola. Vai avanti, ovviamente. Sì, come ho già detto anche altre volte, probabilmente è così o no. Ogni montagna ha la sua storia da raccontare. Questa è la storia importante, secondo me, che mi ha preso anche come fisico, come fatica, è stata il fatto di essere in giro da solo, andare in cima da solo e poi avere tutto il ritorno, smontare due campi, il 4 e il 3, da solo, per portare giù tutto il materiale. Quando scendi dici basta, se riesco ad arrivare a casa non vengo più. E poi invece a due ore prima del campo base ero già lì a dire ma l'anno prossimo potremo andare lì, là. Sicuramente ci sono ancora montagne dove voglio metterci i miei piedi, magari non in cima, però perlomeno provarci, perché mi sento bene, perché la dimostrazione è che arrivare in cima all'Lhotse in solitaria non è cosa che hanno fatto in tanti, non per vantarmi, però insomma io l'ho fatto, ecco, senza ossigeno e senza portatori, senza gli sherpa, i portatori d'alta quota. Questo vuol dire che come tutte le, chiamiamole carriere, quando più passano gli anni si arriva a un certo punto dove si sente veramente bene, ed è peccato abbandonare proprio adesso. Ecco, chiudiamo con una cosa simpatica. Ti ho sentito in una
l'ultima intervista che ti hanno detto, cosa hai fatto sulle cime? Se mi dai la stessa risposta. Ma ci ho guardato attorno e ho detto cosa faccio poi qua, da solo. Sull'Everest quel giorno lì salivano 77 persone in cima e li vedevo tutta la fila della gente. E io ero lì da solo. Ho detto, non mi resta che tornare giù e andare a casa, insomma. E poi ero senza macchina fotografica, per cui non dovevo neanche far foto e siamo qui a raccontarcela. Grazie. Grazie a te, grazie.